Il testo argomentativo è un testo in cui si prende una posizione su un determinato problema, svolgendo una discussione o ragionamento. Lo scopo di questo testo è fondamentalmente quello di persuadere il destinatario, il lettore, della validità dell'opinione espressa dall'autore. L'opinione comunemente si chiama tesi, per far sì che il lettore o l'uditore, perché un testo argomentativo è anche un testo orale, si convinca della validità della tesi, dell'opinione espressa dall'autore, è necessario sostenerla con argomenti. Cosa sono gli argomenti? Gli argomenti sono le prove, che vengono portate a sostegno della tesi. Sono prove di varia natura, come vedremo, oltre a dati oggettivi, anche opinioni diffuse, eccetera, eccetera. Lo scopo primario del testo argomentativo è convincere il lettore o ascoltatore della validità di un'opinione, mentre lo scopo primario del testo espositivo è quello di informare, di fornire conoscenza, allo scopo di appunto ampliare la cultura, tra virgolette, cioè le conoscenze di chi ascolta o di chi legge. Facciamo un velocissimo recap di quello che abbiamo detto. Partiamo dalla tipologia testuale che abbiamo considerato all'inizio, la tipologia testuale del testo narrativo letterario. Un testo narrativo letterario racconta una storia, cioè una sequenza di fatti frutto di invenzioni. La finalità è quella di coinvolgere il lettore comunicando un messaggio significativo, esprimendo anche sentimenti e quindi suscitando il coinvolgimento diretto del lettore. L'articolo di cronaca, che è anch'esso un testo narrativo, riferisce, è un resoconto di fatti recenti e soprattutto reali, cioè realmente accaduti e che sono appunto riferiti in maniera il più possibile oggettiva e precisa. Lo scopo è quello di informare. Il testo espositivo spiega, fornendo informazioni, un determinato argomento, un argomento specifico, fornendo appunto dati e informazioni oggettive. La finalità è quella di informare e di arricchire le conoscenze di chi legge o di chi ascolta, perché il testo espositivo è anche un testo orale. Il testo argomentativo esprime, in un testo argomentativo l'autore esprime un'opinione, i contenuti del testo argomentativo sono opinioni, cioè tesi, punti di vista di chi scrive o di chi parla, ma anche dati e fatti apportati a sostegno della tesi o opinione principale. Lo scopo è convincere il lettore o l'ascoltatore della validità delle te della tesi o delle tesi, dell'opinione o delle opinioni sostenute. Cioè la finalità fondamentale è quella persuasiva.